Grazie a tutti. Come avete sentito io lavoro al Policlinico di Milano e sono una delle persone che si occupa di queste patologie. Il compito che mi è stato assegnato è quello di ripercorrere un po' insieme a voi quali sono gli aspetti che ci portano ad una diagnosi di sindromi mieloproliferative. Scusate un attimo, non riesco la come giustamente ci ha fatto sentire prima eh, il Signore, le ha rappresentate con le tre... Eh macchinette. Queste patologie, pur avendo delle stigmate diverse l'una dall'altro, rientrano tutte in un gruppo, un gruppo che ha delle caratteristiche comuni, caratteristiche che peraltro erano state già notate da un ematologo statunitense nel lontano 1950. Cosa aveva visto di fatto? Che queste patologie avevano in comune una proliferazione importante delle cellule del sangue che però riuscivano a mantenere intatta la, caratteristica, eh, di, di, la, la loro caratteristica. Fondamentalmente sono la leucemia mieloide cronica, la policitemia vera, la trombocitemia essenziale e la mielofibrosi. Quindi produzione incontrollata ma capacità di mantenere l'assetto normale mentre leucemia mieloide cronica sappiamo essere caratterizzata da un marcatore specifico che è stato la sua fortuna sia per quanto riguarda la diagnosi ma soprattutto per le terapie che sono venute fuori per queste patologie non esiste un marker specifico poi vedremo cosa il tutto nasce dal midollo osseo midollo osseo c'è un Abbiamo una sezione eh, qui sulla sinistra dove possiamo vedere le varie eh, cellule che lo compongono. Il, eh, la cellula staminale emopoietica a un certo punto diventa cellula staminale multipotente che può prendere due vie, seguire una via in senso linfoide o viceversa eh, prendere la via della cellula progenitrice mieloide che è quella che interessa oggi a noi. Da questo poi sarà possibile la formazione delle varie forme, neutrofili, eosinofili, basofili, i macrofagi e, e, e le piastrine, i globuli rossi. E a seconda di quale sia lo stipite maggiormente coinvolto, le patologie che potremo avere saranno la policitemia vera, la trombocitemia essenziale e la mielofibrosi. Tutte queste patologie sono caratterizzate da un'aumentata insorgenza di eventi trombotici. Abbiamo sentito prima il Signore che parlava di un evento ischemico fin dall'inizio e poi possono col tempo eh, avere una trasformazione in patologie più aggressive, quale la leucemia acuta. La VHO, che è praticamente eh, la, la Bibbia, della, delle classificazioni delle malattie in genere ha classificato recentemente queste patologie in leucemia mieloide cronica che è quella di cui vi parlavo con il cromosoma Viladelfia la leucemia neutrofila cronica che è un'entità molto rara la policitemia vera la, la mielofibrosi primaria sia nella sua fase prefibrotica sia nella fase fibrotica la trombocitemia essenziale le leucemiosinofile e le neoplasie in mieloproliferative inclassificabili. Oggi noi ci focalizzeremo sulle tre sorelle, come sono state chiamate, e come giustamente è stato detto prima, sono delle forme che possono modificarsi l'una nell'altra, ma poi sicuramente nel pomeriggio, quando ci saranno le sessioni specifiche, verrà spiegato meglio. È una patologia rara, sì, è vero che è una patologia rara, però in Italia oggi ci sono 2.000 nuovi casi. Questo perché sicuramente c'è anche il problema di una migliore eh, diagnostica. La gente fa eh, gli esami di routine molto più di quanto non li facesse prima, anche perché, come vedremo, non sempre la malattia eh, ci si arriva per dei sintomi. Quando, come ci, dice, ci spiegava prima, si arriva dopo vari tentativi perché uno non sta bene. Molto spesso è un esame del sangue banale che è l'emocromo ad accendere il campanellino di allarme. Si tratta di patologie dell'età avanzata, ma non è poi sempre così. Direi che in tutti i nostri ambulatori oggi ci sono molti pazienti che hanno un'età inferiore a quella che è riportata di 60-70 anni. Non vi è una differenza. Tra i sessi, questa volta c'è un po' di giustizia, visto che gli uomini sono quelli che si ammalano di più, e nel, mentre la trombocitemia è essenziale è più frequente nelle donne. Quindi direi che eh, qualche volta eh, le cose possono essere diverse. Allora, qual è il sospetto? Cosa ci fa arrivare ad arrivare a una diagnosi di sindrome mieloproliferativa? O banalmente l'emocromo. Se andiamo a vedere questo emocromo di questo paziente, cosa vediamo di fatto? Vediamo che la cosa che è alterata è tutta a carico della serie rossa, quindi emoglobina elevata, globuli rossi elevati, ematocrite elevato. Prima di eh, globuli bianchi e piastrine, però perfettamente normali. Prima di pensare ad avviare un iter diagnostico sulla malattia mieloproliferativa, pensiamo che l'emoglobina aumentata, l'ematocrito aumentato, spesso è causa di una cattivissima abitudine che molti hanno, che è il fumo di sigaretta. Quindi, non è che ogni volta che ci troviamo di fronte ad un ematocrito alto dobbiamo pensare ad una policitemia vera. Possono essere però associati dei sintomi, può esserci il prurito, può esserci l'elitromelalgia, può esserci disturbi del microcircolo, quindi le cefalee, le vertigini, la sensazione di parestesia, eh, per esempio ai polpastrelli, l'ipertensione e anche splenomegalia o epatomegalia. Se andiamo a fare degli esami un pochino più approfonditi, senza andare in cose ancora di secondo livello, possiamo notare che il dosaggio dell'eritropoietina serica è un po' più bassa e l'uricemia più alta. Quindi il sospetto di una policitemia vera a questo punto diventa consistente. Se andiamo in quest'altro emocromo, l'unica cosa alterata che vedete sono le piastrine, piastrine che sono al di sopra del, eh, del cut-off di normalità e anche qui, prima di pensare ad una malattia mieloproliferativa, il medico deve escludere cause secondarie, cause secondarie che possono essere delle infezioni, possono essere banalmente delle eh, carenze di ferro, Spesso assolutamente asintomatica, o viceversa, possono anche qui essere presenti disturbi del microcircolo, trombosi o emorragie. E il sospetto di una trombocitemia essenziale diventa anche qui consistente. L'eridromelagia, che cos'è questa parola stranissima? È una parola che viene dal greco, che vuol dire praticamente rossore, delle, mani, rossore del, delle membra. E in questo caso sono le mani come potete vedere, è i piedi di un paziente affetto da questo disturbo che è fastidiosissimo, un disturbo in cui il paziente ha un dolore urente alle mani e ai piedi, sono molto arrossati e tutto dipende da eh, alterazione del microcircolo, pa sintomo che spesso passa con l'introduzione dell'aspirina, magari a un dosaggio un pochino più elevato di 100 mg altro caso che può capitare che arrivi all'ematologo. Qui abbiamo dei globuli bianchi aumentati, delle piastrine aumentate. Può esserci un'assoluta asintomaticità, può viceversa esserci un'iniziale stanchezza, presente la milza che si ingrossa un pochino e la presenza anche qui di trombosi o di emorragie. Come vedete, i sintomi sono tutti molto comuni ma anche molto vaghi, per cui quello che possiamo sospettare è una mielofibrosi in fase prefibrotica. Viceversa, in quest'ultimo emocromo che vi mostro, cos'è che notiamo di differenza? Notiamo intanto che qui è presente un'anemia, l'emoglobina è 8,6, ma soprattutto, se vedete nella parte finale, abbiamo i blasti, ossia delle cellule mature in circolo e degli eritroblasti. Caratteristica di queste forme è la presenza di cellule, dei globuli rossi, che hanno una forma a lacrima e sono chiamati dacreociti. Sono quelli che sono indicati con le frecette. Qui i sintomi ci sono però, normalmente è presente la stanchezza, può essere presente... La febbre serotina, le sudorazioni notturne, quelle che noi chiamiamo sintomi costituzionali, può essere presente anche un calo ponderale, la splenomegalia qui non è più un optional ma spesso è una milza decisamente palpabile e anche la presenza di un fegato ingrossato. Quindi qua la melofibrosi c'è, ma è, melofibro ma è una melofibrosi in fase fibrotica. Cosa ci dice l'esame obiettivo? Perché spesso ormai si visitano, non si visitano i pazienti, molti ci dicono, si quando arrivano in ambulatorio e li facciamo accomodare sul lettino, la prima cosa è che dicono ma come ci visita? Come se fosse una cosa stranissima. E invece eh, la visita medica rimane un cardine di, quest di queste come di tutte le altre patologie. E quello che noi osserviamo eh, spesso è una milza ingrossata, la milza normalmente non è palpabile in un soggetto che non ha malattie di questo tipo e in questi casi può diventare anche di dimensioni decisamente cospicue. I sintomi correlati all'incremento della milza sono soprattutto l'ingombro splenico, il paziente per esempio ha difficoltà ad allacciarsi le scarpe perché non riesce a piegarsi, si sazia molto facilmente, quindi è costretto a fare dei pasti piccoli e frequenti. E poi possono essere presenti anche crampi intestinali, perché ci sono dei casi, per fortuna, non molto frequenti, poi adesso oggi vedremo come le terapie che abbiamo a disposizione in questo ci aiutano notevolmente, pazienti che hanno l'addome praticamente totalmente occupato dalla milza, quindi con anche disturbi dell'alvo, dolori addominali e via dicendo. Cosa comune a tutte queste patologie? Perché appunto oggi mi mi occuperò della diagnosi in genere, sono le complicanze trombotiche. Sono uh, uh, disturbi legati alla presenza di un trombo che va ad occludere vasi più o meno grossi, quindi andiamo dai, dai disturbi del microcircolo che vi ho fatto vedere prima a patologie più serie che poi vedremo. Gli eventi trombotici raramente si presentano alla diagnosi, più frequentemente invece avvengono, si presentano durante, eh, durante la malattia. Le trombosi possono essere di due tipi: trombosi di tipo arterioso, quindi l'infarto del miocardio, l'angina, gli eventi cerebrali, quali per esempio l'ictus, le arteriopatie periferiche, le trombosi dell'arteria retinica. Oppure possono essere di tipo venoso, quindi agli arti inferiori che possono poi dare la temibile embolia polmonare, cerebrali o del distretto addominale. Ecco, questa è una cosa su cui mi vorrei soffermare un attimo. Perché? Perché spesso queste patologie del distretto addominale sono l'esordio di una patologia mieloproliferativa. Se andiamo a vedere in, questo, eh, in questa slide del gruppo svedese, tutti i pazienti con mielo proliferativa hanno un aumentato rischio di sviluppare una trombosi sia arteriosa che venosa, ma se andate a vedere, hanno ben 41,4 volte più di un soggetto normale di sviluppare una trombosi splanchnica. Quindi è un'evenienza che noi dobbiamo sempre tenere presente. E quando ci troviamo di fronte, noi al Policlinica abbiamo messo in piedi un gruppo che oltre a noi ematologi eh, comprende il professor Primignani che è un epatologo che si occupa proprio di trombosis planchiniche e coagulologi, tutti i pazienti che hanno una trombosi splanchnica devono andare incontro ad una diagnostica per malattia mieloproliferativa, perché se non ci sono ovviamente altre cause che possono averla scatenata, tipo una cirrosi, piuttosto che altro. Le, le vene che sono coinvolte sono quelle che vi ho cerchiato in rosso, la, eh, la vena porta, la splenica, le mesenteriche superiori ed inferiori. Abbiamo sentito stamattina il professor Passamonti che ci ha detto che ci sono tante novità e in effetti queste patologie che sono rimaste orfane, è inutile nasconderlo per tantissimi decenni, oggi hanno avuto un notevole impulso. Perché? Perché siamo più bravi a capire alcuni meccanismi e da questo poi si è arrivato anche ad avere delle terapie decisamente più innovative. E utili di quanto non avessimo prima. Le, ehm, il, la prima mutazione che è stata eh, scoperta è la mutazione del JAC. Una mutazione puntiforme che vuol dire che cambia una sola lettera del codice genetico. Questa eh, proteina, eh, questo gene che codifica per la proteina del Jack è. Eh, è una proteina che poi serve a controllare, a produrre normalmente le cellule del sangue. Ma vedremo che quando è alterata questa regolazione purtroppo non c'è. Se voi vedete eh, sulla prima... Vediamo se riesco. Ecco. Questo gene è mappato sul braccio corto del cromosoma 9. Cosa succede? Che se l'abbiamo mappato su uno dei due cromosomi avremo una mutazione. Eterozigote. Se viceversa la mutazione avviene su tutti e due, avremo una mutazione di tipo omozigote. Cosa succede? Che la mutazione avviene in una regione chiamata cosiddetta regione pseudochinasica, cioè che è quella deputata al controllo. Quindi, se il controllo non avviene più, la crescita diventa incontrollata. E ancora. Vedete che il tutto è un amminoacido che viene sostituito, non è che sia chissà che cosa, però è un amminoacido che può fare un disastro. Più recentemente sono stati messi a punto sono stati scoperti altre mutazioni, la mutazione di MPL, che è il recettore della trombopoietina, di cui si conoscono due mutazioni specifiche. È, è la mutazione della carreticolina che è l'unica nata. E che mi fa piacere però ricordare che il contributo sicuramente fondamentale che il professor Passamonti ha dato a queste, eh, a queste mutazioni. Le più frequenti, anche qui, sono la delezione del 52 e l'inserzione del 5, eh, mutazioni che poi vedremo nel pomeriggio hanno un significato prognostico, possono avere un significato prognostico particolare. Non sono presenti dappertutto e nelle stesse percentuali. Nella policitemia vera la parte del leone la fa il Jack, sia nella sua forma più classica, sia nella mutazione delle sone 12, che è una parte eh, diversa. Nella trombocitemia essenziale, nella mielofibrosi, un 60% presenta la mutazione di Jack. Una percentuale che è intorno al 20% quella della carne eticolina, l'MPL non è molto frequente, e poi esiste una quota di persone che non ha nessuna mutazione che viene chiamata, eh, vengono chiamati i cosiddetti tripli negativi. Come vedete, siamo passati nell'arco di dieci anni a non sapere praticamente quasi nulla, ad avere tutto un panorama eh, di novità. Perché l'ho lasciata per ultima, la valutazione osteomidollare? Non perché sia meno importante, ma per dargli particolare peso. Perché è una manovra che non è molto gradita dai pazienti, infatti il signore che è qui di fronte a me sta annuendo, ma è una manovra fondamentale. Cioè, quando vi viene chiesto di fare la biopsia ostia, vi chiesto perché c'è un motivo specifico. Come tutti sapete, inutile che ve lo spiego, è una procedura di tipo ambulatoriale che si fa in anestesia locale, dalla spina iliaca posteriore. E cosa facciamo? Aspiriamo un po' di sangue midollare che andremo a valutare sia come morfologia, sia andare a vedere il cariotipo, cioè come sono i cromosomi che sono in questa forma. Sia l'osso che ci darà delle informazioni notevoli, notevoli per riuscire anche a diagnosticare bene una forma dall'altra, perché pur essendo sorelle, però sono un po' diverse, hanno degli approcci terapeutici diversi, hanno delle prognosi diverse, quindi è giusto che all'inizio ci sia una, un corretto inquadramento diagnostico anche tramite questo esame che purtroppo non è piacevole, magari in un futuro più o meno prossimo avremo qualche altra alternativa che oggi non abbiamo. L'analisi citogenetica cosa ci dice? Ma ci dice fondamentalmente che per quanto riguarda la trombocitemia essenziale, la policitemia vera, L'abbiamo in una percentuale le alterazioni abbastanza basse e i cromosomi sono, coinvolti sono vari, vanno dalla trisomia dell'8, dalla trisomia del 9, la delezione del 20%, cioè non c'è un cromosoma che identifichi specificatamente una patologia. Nella mielofibrosi invece la percentuale è decisamente più superiore, varia tra il 30 e il 75% a seconda delle varie casistiche riportate e anche qui la trisomia dell'8, la delezione del 20 sono quelle comuni ad entrambi, può essere presente anche la delezione dell'11 e del 7. E purtroppo anche qui però nessuna rappresenta un marker specifico, a differenza, come abbiamo visto, vi ho detto prima, della leucemia mieloide cronica. Sul midollo, sull'osso, questo è il midollo, sull'osso cosa facciamo? La prima cosa andiamo a valutare la cellularità, la cellularità può essere normale, può essere aumentata o può essere ridotta, parlo della cellularità del midollo osseo. Poi andiamo ad analizzare, questo è il primo punto, poi andiamo ad analizzare le singole serie, la serie rossa, la serie dei globuli rossi, quindi la serie dei globuli bianchi, vediamo qual è il rapporto tra le due ed infine la serie megacariocitaria che è quella che produce le piastrine. Cosa ci dice? La prima cosa banale, eh? i megacariociti. Se noi vediamo in questa parte di sinistra, i megacariociti sono ben divisi l'uno dall'altro. Se, Se andiamo a vedere nella parte di destra, essi tendono ad aggregarsi, formando quello che viene chiamato in termine tecnico un cluster denso. Già questo vedremo che ci può dare un iniziale orientamento diagnostico. L'altra cosa, senza entrare nei dettagli, che andiamo a valutare sulla biopsia ossea è la fibrosi. Fibrosi che è gradata in, da 0 a 3, dove le prime due, l'MF0 e l'MF1, identificano la fase prefibrotica e nell'MF2 e l'MF3 la fase fibrotica. quadro tipico delle malattie mieloproliferative. Qui cosa vediamo? Vediamo fondamentalmente una cellularità, quindi un numero di cellule che è normale, dei megacariociti che sono aumentati, però sono dispersi nel preparato. Questo identifica una trombocitemia essenziale. Nel preparato di destra, quello che salta subito all'occhio è che ci sono molte più cellule e I megacariociti ci sono, sono anch'essi aumentati e questo identifica una policitemia vera. A sinistra, cos'è che vediamo? Vediamo una cellularità qui, anche qui, che è aumentata, ma se ci spostiamo sulla parte di destra, vediamo dei segnettini neri, non so se li riuscite a vedere da lontano, che sono uh, le fibrille. Questo è un caso, per esempio, di la fibrosi noi l'abbiamo gradata, una MF1, ossia una mielofibrosi che è ancora in fase prefibrotica e che può, se non, non si vede una biopsia ossea, essere anche confusa con una trombocitemia essenziale. Viceversa, nella parte inferiore cosa notiamo? Notiamo che le cellule sono decisamente meno, la cellularità è decisamente più piccola, ma guardate queste linee nere. Come sono più evidenti? Sono più evi non solo sono più evidenti, ma si intersecano l'una nell'altra. Quindi la fibrosi è una fibrosi più importante e fa classificare la mielofibrosi in fase fibrotica. Questo non ve lo voglio spiegare, era solo per dirvi che non ci siamo fermati sull'uso della biopsia ossea. Adesso andiamo a studiare, oltre che le fibrosi reticoliniche, anche le collagene e l'osteosclerosi che adeguatamente gradate possono aiutare ulteriormente nella, in una precisa classificazione diagnostica. Permettetemi da ultimo di ringraziare il mio primario, il professor Umberto Gianelli, perché questo è un lavoro di gruppo, questo verrà detto anche nel pomeriggio, non è che è l'ematologo che trovate in ambulatorio e basta, assolutamente no. Il professor Gianelli che è la persona che con competenza ci legge i vetrini. Il professor Antonino Neri che è il direttore della, dirige il laboratorio di biologia molecolare con le tre biologhe che si occupano esclusivamente della diagnostica biologa proliferativa e infine i tre giovani medici che mi affiancano, che sono seduti lì tra di voi, questa dimostrazione di quanto sono interessati alla patologia. E con questo grazie a tutti.